Casorati io l'adoro, ma giustamente noto, uno pensa a Casorati con le sue immagini, i ritratti, le figure, no? E questo invece è un paesaggino dipinto en plein air, Saint-Nicolas. È strano perché se penso a me e a Saint-Nicolas, io le identifico visto più da lontano, no? Da dove si può vedere l'altezza su cui sorge la chiesetta. E invece qui chiaramente lui la sta dipingendo e quindi è sul prato antistante. Ed è questo forse che mi piace tanto, pensare a un pittore che io identifico come di interni, cioè all'interno di uno studio normalmente, invece su questo prato, in questo posto così scenografico, a dipingere questa piccolissima porzione di realtà, paesaggio. E anche questo però poi risulta così suo, cioè così suo, cioè un pittore, un artista riesce a essere riconoscibile anche quando cambia il soggetto e fa qualche cosa di insolito. Il linguaggio rimane il suo, la sua lingua, la sua voce. È una speranza. È una speranza per tutti, sì, gli artisti, di poter essere sempre se stessi.